Andrea Maestroni, meno 3 oggi, 6-9 qui al primo giro Tunisian Golf Open, gara fra l'altro importantissima dell'Alps Tour. Come ti senti? Bene, dai, è andata bene, un buon giro, meno 3 che mi soddisfa pienamente. Il campo non è tra i più facili, siamo partiti bene. Qual è la buca più impegnativa? Io ho visto un, mi sembra la 8, un par 3, 190 metri dall'altro, che è bellissimo. Sì, molto, dici bene. Tra l'altro sono tre buche impegnative, la 6, la 7 e la 8. Per me oggi è andata bene, la 8 l'ho portata a casa con un bel birdie. Quella che soffre un po' di più onestamente è la 18. 18, infatti ho pagato bogey subito. Succede. Dobbiamo cambiare un po' strategia. Cosa succede se si porta a casa un Monteprimi così importante, una gara così? Si è già a metà del percorso sull'Alps Tour? Beh, direi di sì. Ma più che, sai, più che un discorso di ranking per il morale, cioè siamo inizio stagione, esatto. Vincere una gara come questa vorrebbe dire spalancarsi veramente la possibilità di vincere l'ordine di merito, quindi è importante soprattutto per questa ragione qua, secondo me, quindi vedremo di fare la mossa del gatto. Ho parlato con Di Nitto e De Filippi, i tuoi due colleghi, hanno già provato il campo con te, hanno detto che sei un fenomeno e sei un giocatore adatto a tutti i percorsi. Invece tra i tuoi colleghi chi può essere pronto per questo campo? Ma sai, secondo me bisogna tenere... Allora, è un campo tecnico, quindi bisogna saper manovrare la palla, c'è tanto vento, almeno questa mattina quando ho giocato, sì, io, sì, c'era vento. Quindi, sai, io credo che siamo tutti dei buonissimi giocatori. Adesso puoi dirti chi ha più caratteristiche o meno, ecco, se devo scommettere, scommetto su di me e basta. Cioè. Il resto poi mi auguro che se non dovessi vincere io, che vinca un altro italiano di sicuro. Allora, in bocca al lupo Andrea, ci vediamo domani. Andrea Maestroni, un fortissimo giocatore dell'Alps Tour italiano e anche del Challenge, insomma, ciao, ha giocato tutto. Ciao.